Ciao a tutti, sono Emanuel, sono un tecnico e faccio parte del team Aria Rigamonti Clima. Oggi andrò a spiegarvi come sonificare il vostro climatizzatore. Per farlo utilizzeremo dei prodotti specifici, ovvero un detergente schiumogeno per pulire il nostro scambiatore e delle pastiglie sonificanti per andare a pulire la vaschetta di scarico. Come prima cosa andremo ad aprire la calotta, bloccandola con il cavallettino apposito. Dopodiché andremo a togliere il filtro, che è composto da un filtro elettrostatico e un filtro primario. Questo filtro non va mai lavato e ogni 2 anni andrebbe cambiato, come da libretto di istruzioni. Mentre questo va semplicemente lavato con un doccino, un gettino e una passatina con la mano, e va fatto asciugare all'ombra. Una volta tolti i filtri, andremo a sonificare il nostro scambiatore. Io per comodità ho tolto la calotta per avere una visuale migliore. Per pulire lo scambiatore, che è la parte lamellare che vedete, serve un detergente schiumogeno che andremo ad applicare su tutta la superficie dello scambiatore. Una volta applicato il prodotto in modo omogeneo, lasciate riposare la schiuma per una ventina di minuti. Mentre aspettiamo che lo schiumogeno agisca, andremo a pulire la vaschetta di scarico. Per farlo ci serve una bottiglietta d'acqua, semplice acqua del rubinetto può andare bene, dove andremo a sciogliere la pastiglia che abbiamo trovato prima nel kit. Versiamo. La pastiglia si scioglierà. Se volete fare un po' prima, potete shakerare così che la pastiglia faccia reazione. Quando l'acqua è completamente cambiata di colore, andate a versarlo nell'incavo della scocca. Quindi poggiate il collo della bottiglia allo scambiatore e versate piano. Così fino a che la pastiglia non sarà sciolta del tutto. Questo vi permetterà di pulire sia la vaschetta che tutta la traccia dello scarico. A questo punto abbiamo terminato la sonificazione della macchina interna. Per quanto riguarda la schiuma, non andate in alcun modo a toglierla perché la macchina, condensando, andrà a scioglierla. Una volta certi che il filtro è bello asciutto, andiamo a rimetterlo nell'apposito incasso, reinserendo anche il carbone attivo, che ricordo non va mai lavato. Il filtro è semplice da reinserire perché si appoggia e sale su delle guide. Una volta riposti i filtri, andiamo a chiudere la calotta. Dopodiché andremo a accendere la macchina. Consigliamo di eseguire l'operazione di sonificazione 2 o 3 volte l'anno. Per qualsiasi chiarimento contattateci, siamo sempre a vostra disposizione. Alla prossima!